Claudio, veramente io non so di cosa stai parlando. L'ho sentita questa mattina, ma non mi ha detto niente. E quando l'ha persa? È successo poco fa. Purtroppo, quando sono arrivato, non c'era già più niente da fare. Capisco. Dov'è ora? A casa tua. Ascolta, Federico, Delfina non sa ancora niente. Credo... Io credo che sia meglio che glielo dica tu, perché sicuramente sarà un colpo molto duro, durissimo per lei. E avrà bisogno di molto aiuto. Dammi retta. Vengo subito. No, ti sta malissimo quel cappello. Al contrario. Quello è Federico. Sì. Era proprio lui. Sarà venuto per me, per cercare me. Eh? Per te? Oh, non ci posso credere, questo è un segno. Le fatine me lo mettono davanti e io non lo vedo nemmeno. Flor, lui sta per sposare una donna da cui avrà un figlio. Ma è un segno, i segni significano qualcosa. Le mie fatine hanno sempre ragione, sempre, sempre. E se Federico fosse la mia strada e io non lo capissi? Non so che dire. Bata, potresti anche fare uno sforzo. Sei stato brillante, Claudio. Quasi mi commuovevo pure io. Grazie, grazie. Ma ora dovrà commuoversi sul serio, perché Federico Fritzenbalden sta venendo qua per darti la notizia. Ah, tesoro. Oh, che momento. Tremo tutta. Tranquilla, si prepari, si rilassi. Se avete bisogno, sono fuori. Chiamatemi. Sì, permesso. Ciao, Bonilla. Piccola, amore mio. Delfina, è giunto il momento più importante di questa telenovela. Spero sarai all'altezza della situazione, tieni. No, 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 è vero, è vero. Ci ho messo un po', ma alla fine ha ceduto, sì. Figuriamoci, se Paloma mi odia. Beh, no, non è proprio così. È un po' amareggiata, però se ne parlate e fate la pace, è meglio. Nicolas caro, grazie per le belle intenzioni, ma tra me e lei non può funzionare né ora né mai e non voglio incontrare la povera cieca solo per pietà. Allora non la vuoi incontrare? No. Meglio non perdere tempo con certe persone. Ti mando un bacione, amore, ciao! Maya, Maya, ascoltami, Maya, per favore! Non puoi metterti a fare capricci per ogni sciocchezza. Come? Chiami capriccio quello che provo per te, ma tu mi consideri così idiota? No. Mattias, ho fatto dei sacrifici per noi, ma a te non è importato niente. Sei caduto con la prima che ti è capitata. Basta, non dirmi così, perché non è... Chi è l'immaturo? Senti, io non la conosco, Giulietta, è successo una volta. A me non mi importa se l'hai baciata, se la vuoi sposare. Questo non mi interessa. L'unica cosa che so è che mi hai rovinato la vita. Per questo adesso me ne voglio andare a ricominciarne una nuova. No, ti prego, ascoltami. Mi vuoi ascoltare? Ti ascolto. Io non voglio che tu te ne vada, che lasci la tua famiglia per me. Per dimenticarti, devo ricominciare. Federico, che c'è? Federico. Nicolas, che cosa ti ha detto? Che... le piacerebbe incontrarti, ma che ora non può, è impegnata, e quindi mi dispiace. Non è vero. Lei non vuole vedermi. Non è così? Beh, come posso dirti? Sì, più o meno. Non importa, Nicolas. Conosco bene Giulietta, lo so com'è. Grazie lo stesso. Vuoi che torniamo alla festa di Pepita? Vuoi? No, 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 io... devo andare a lavorare, Nicolas. Ciao. Ciao. Come sta Delfina, Claudio? Ha bisogno solamente, sì, di un po' di riposo. Però si riprenderà. Almeno fisicamente. Come fisicamente? Che vuoi dire? Intende dire che... che non si sa in quale stato emotivo cadrà la mia piccola... quando saprà l'infausta notizia. Oh, santo cielo! Se non fosse caduta da quelle scale maledette! Che disgrazia! Sì, è così, Federico. Sì. Mi dispiace davvero molto, ma credo che sia tu a doverglielo dire. Prima lo farai e meglio sarà. Sì. Ah.
Sto bene. Ho avuto solo un capogiro e quell'esagerata di mia madre mi ha messa a letto con la camicia da notte. Ma sto bene. No, no, non alzarti, no, resta lì. Stai lì, riposati. Non c'è bisogno. Io e mio figlio vogliamo andarcene al più presto da questa casa. Federico, stai tranquillo. Anche se tra noi due è tutto finito, io non ti proibirò mai di vedere tuo figlio. Lo so che gli vuoi tanto bene. E non permetterò che cresca senza il suo papà. Delfina. Devo darti una notizia terribile. No! Mio figlio, no! No! Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao. In bocca al lupo, ragazzi. Ciao, Pepita. Grazie. Scrivici. Di tutto. Grazie a te, Pape. Che tristezza. Peccato. Tu che fai? Devo aggiustare la girandola perché ultimamente gira a vuoto. Eh? Niente, è che non so che cosa devo fare della mia vita. Non so in quale direzione correre e... Guarda! Cosa? Cosa c'è scritto? Offerta... Fede, Fede! Ma guarda che è coperto, Fede, il foglio è strappato, dico. Ma c'è scritto Federazione! No, c'è scritto Fede, non vedi? Fede! È un altro segno delle ragazze! Aspetta, aspetta, non capisco, le ragazze sarebbero le fatine. Certo, e ogni volta che mi allontano da Federico me lo rimettono davanti, non capisci? E allora perché non le ascolti? Perché no, perché non voglio più soffrire, vorrei allontanarmi da lui, però non ci riesco, non se ci riesco. Se dici che ti portano da Federico, allora seguile, e poi se ne dovesse avanzare qualcuna, ne avrei bisogno anch'io. Perché non mi hai detto cosa era successo? Perché ho pensato che spettasse a Federico dirtelo. Come suo ultimo gesto di padre. Come l'ho perso. Precisamente. Vedi, quando sei caduta dalle scale, hai ricevuto una serie di colpi che hanno fatto... Sì, basta, insomma... per favore. Non voglio sentire. Voglio andare via. No, piccola, per favore. Devi stare tranquilla. Devi stare calma. Devi riposarti. Sì, Federico ha ragione. Devo consigliarti di non muoverti per qualche giorno. È la cosa migliore. Io vado via da questa casa ora. Per favore, chiamate l'ambulanza. No, aspetta, voglio andare favore, via lasciateci adesso. Lasciateci soli, voglio parlarle. Certo, certo sì. Ah, sì. Andiamo, Bonilla. A dopo. Delfina, io sto soffrendo quanto te. So come ti senti. Ma non puoi fare pazzie, devi restare qui e riposarti. Adesso devi pensare alla tua vita, solo a questo. La mia vita. Io non ho più una vita. L'unica vita di cui mi importava era quella di mio figlio e lui non c'è più con me. Per favore, Delfina, ti prego. Ascolta, Federico, almeno tu sii felice. Vai da Florenzia, sicuramente ti starà aspettando, vai. Non mandarmi via. Voglio restare al tuo fianco. Voglio occuparmi di te e condividere con te ciò che è successo. Non ce n'è bisogno. L'unica cosa che ti chiedo è di non dire niente a nessuno. Almeno finché non me ne sarò andata. Non sopporterei gli sguardi compassionevoli della gente su di me. E ora fammi un favore. Chiama un'ambulanza.